Buongiorno, santa giornata che ci rinvenita. Oggi è sabato, 16 marzo, la puntata credo 34. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come stai Francesco? Ti vedo un po' provato dalla settimana, cos'è successo? Abbiamo avuto un po' di problemi, ho fatto delle vendite ultra sotto costo e siamo stati travolti dalle vostre richieste, i vostri acquisti di acquisto, e c'è stato un po' di ultra lavoro che non siamo stati capaci di gestirlo in qualche modo, e quindi adesso vorrei posso leggere una cosa per piacere, così è chiaro a tutti. Sì, sì, cos'è successo, e voglio essere a memoria, ho tre paginette scritte in grande, per piacere, dai. Concedetemi questa, per questa volta, questa... Certo. Allora, siamo un'azienda a conduzione familiare che si impegna a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di shopping online. Puntata 34, non ho mille puntate alle spalle, no, di vendite di tessuti sugli abbigliamenti, invece abbiamo circa 300 sui due, nostri due punti vendita. Altri siamo noi, siamo lo scampolo dei Fratelli Antonioli con due punti vendita, uno a Rovigo ed una ad Este, a Rovigo in viale Portalgi 44, di fronte al centro commerciale Aliper, il più famoso di Rovigo, il centro commerciale, e qui ad Este, sulla statale che va da Monselice a Este, in via Ateste del Baracì. Se volete contattarci, questo è il nostro numero WhatsApp. La nostra diretta online si svolge ogni sabato pomeriggio, più o meno, dalle 15.30. Cioè vuol dire che noi la trasmettiamo alle 15.30 al pomeriggio, perché tecnicamente la stiamo facendo sabato mattina, però poi i tempi tecnici, che poi siamo anche sì, da Boni Veneti, oppure ci controllano che alla, sia Facebook che YouTube, certo, che non diciamo strafalcioni, sì, oppure parliamo di minori, di cose, certo. Ma ecco, quindi tutti stamattina stiamo trasmettendo alle 3:30 andare in diretta, e voi potete vedere questa promozione di offerta di tessuti che oggi proporrò. Oggi sarà dedicata al lino, al puro lino, va bene? Poi che succede al sabato pomeriggio? È chiuso il sabato pomeriggio, domenica e lunedì mattina i negozi sono chiusi, e quindi questo anche perché dobbiamo anche ricaricare un po' di energie, sia perché abbiamo le commesse che hanno famiglia, no? E anche io personalmente, mia moglie, che tutta la settimana giriamo per l'Italia in cerca o di tessuti o di abbigliamento, e quindi abbiamo bisogno anche un po' di staccare la spina. Poi, quindi, durante questo periodo, dal oggi pomeriggio fino a lunedì pomeriggio, sono sicurissimo, come è successo in tutte queste puntate, voi ci messaggiate, e vi invito anzi tramite di prenotare quello che vi piace tramite il numero WhatsApp. Se ci chiamate, come tanti clienti si sono arrabbiati perché non abbiamo risposto al telefono alle 11 di sera, cioè, oppure ho clienti che mi mandano messaggi alla mattina, a domenica che sono a messa, scusatemi, no, però al lunedì, quindi durante questo periodo accogliamo gli ordini online in ordine cronologico e li elaboriamo con cura non appena riapriamo lunedì pomeriggio. Siamo un'azienda di famiglia, questo è, con un piccolo team, possiamo incontrare alcune sfide per rispondere prontamente ai messaggi su WhatsApp, ma ci impegniamo al massimo per seguire tutti gli ordini online e garantire la vostra soddisfazione, perché voi siete il nostro tesoro, il nostro capitale siete voi. Nel nostro negozio fisico, dal lunedì pomeriggio al sabato a mezzogiorno, accogliamo, contattiamo i nostri clienti, è logico che viviamo offrendo un servizio il più possibile personalizzato e assistenza diretta, no? Ci sono dei clienti che noi qui sanno già cosa prendere, però se viene un cliente vorrei questo, l'altro, siamo, o mi consiglia lei, consiglio, siamo qua. Quindi grazie per... Leggo, perché non sono, certo. Non sono un attore di teatro che sa i testi a ecco. Grazie per la vostra fiducia nella nostra azienda, per la vostra pazienza mentre lavoriamo sodo per servirvi al meglio, va bene? Quindi questo per dirvi, siamo umani, abbiamo bisogno anche noi di dedicare un po' di energia, però
È logico che poi da lunedì. Ecco, altra cosa che vi dico, che sicuramente non faremo più, perché abbiamo fatto tanti errori in questa settimana, le ultime due puntate, perché abbiamo avuto travolti ho venduto ultra sotto costo certi prodotti, ultra sotto costo, quindi la seta a 6 euro, non c'è, non in Italia, ma c'è nessuno in Europa che l'ha offerta come me in queste due ultime puntate. E poi ci siamo incagliati sul problema che tanti clienti ci dicono, magari subito, guardano la diretta subito e ci prenotano i numeri, poi darò i numeri di quello che proporrò. E magari ci dicono, mi mandano la foto, te la ferma che ci pensano, no? Magari dopo 10 minuti mi arriva un altro messaggio, anche perché andiamo in ordine cronologico noi a rispondere, perché logico che prima arrivano al diritto. Anche perché la quantità è No, limitata. faccio sempre una cinquantina di numeri, Certo. propongo sempre di articoli. E poi, e quindi, se uno mi dice ci pensano, o mi dice sì, Dispiace. mi dispiace, mi Per interessa. 6 euro al metro non c'è tempo di pensarci, mi dispiace. Ecco, quindi no, umanamente già non ci guadagno perché sono. Poi faccio come ho fatto le ultime, anzi, le ultime settimane, vi faccio prezzi folli che durano una settimana. Come avete visto anche le prendo articoli che costano 15, 20, 30 euro al metro, questa settimana 6 euro al metro. Però dovete approfittarne e li vendo e sono prenotati perché mio. Se invece dice mandami la foto, lo so che qualcuno che si possono arrabbiare, ma mettetevi i nostri panni, no? Magari mi tenete fermo un articolo per 3 giorni, dopo 4 giorni mi dite no, non mi interessa più e fra poco potrei aver perso le vendite. Non è che ci vivo con questo, ecco, questa è una storia che sto facendo, Però noi ci mettiamo l'impegno mettendocelo anche ma voi, no? sì, ma nel senso, voglio, questa è una forma di pubblicità per Certo. noi, no? Per Con entrare prezzi nelle vostre assurdi. case, Certo. per entrare, per farci conoscere, no? Adesso stiamo entrando in tutta Italia, stiamo vendendo, no? Ma specialmente anche per tutti quei clienti che sono su raggio di circa 100 km dei nostri punti di vendita, Bologna, fino a Verona, fino a Vicenza, Vicenza, Venezia. Treviso, Venezia, che hanno la possibilità in mezz'ora, in un'ora, di essere qui nei nostri punti vendita, di vedere, di acquistare, se voglio, anche direttamente i tessuti prenotati, no? Certo. E vedere altre occasioni analoghe, ne abbiamo Boh, più di 10.000. a migliaia di migliaia, va bene? Sì. Posso partire? Ecco, l'ultima cosa prima di iniziare con una bella notizia che io ho già visto come cameraman, che abbiamo un ospite oggi. È vero. Ecco, ci tengo a dire una cosa, naturalmente. Noi diciamo così, chi prima arriva meglio alloggia, però abbiamo sempre la Sabrina Sì, tutto che vi manda le foto dettagliate quello e che voi le volete, però cercate subito, eh. vi chiedo gentilmente non di essere, non per questa, d'ora in poi sarò costretto a farlo perché ci ha scombussolato tutti gli ordini, ci scombussa tutti gli ordini e poi scontentiamo tutti, Certo, scontentiamo, quindi non vogliamo essere qui, non ci guadagno niente, per aspettare certi clienti, sto facendo un diciamo. servizio, diciamo, Certo, sto facendo divulgativo. divulgativo, di pubblicità senza pubblicità, senza guadagno, no? Quindi al limite, Certo. ok, la svendo. Basta, Basta, finita lì, via. capito? No, Sapete che perché non no? è la È sera. successo che qualcuno si è arrabbiato, ma Certo. io ti ho chiamato. Io, qualcuno si è arrabbiato perché a sabato e domenica non abbiamo risposto. Umanamente vi dico scusa, umanamente vi chiedo Però voi scusa. scrivete perché Poi così scrivete, veniamo a insomma, da contatto. tutto su WhatsApp, tutto rimane scritto e noi seguiamo il vostro ordine cronologico. Dai con le Ecco, buone notizie oggi. ciao. Oggi abbiamo un ospite graditissimo, sapete la nostra politica su incentivare le scuole di taglio e cucito e scuole che fanno moda. Oggi Moda, abbiamo Emma che è di Padova e ciao, ciao Emma, giovanissima, breve la sua età, bella così, fresca, bella, simpatica, Saresti sempre a ballare elegante. in discoteca, meglio di no. Saresti No, sempre a ballare, sempre. ho dato mai, è figlia di mio caro amico. E ho scoperto che fa la scuola. Organizza moda. Cosa fa la. Cosa. Dov'è? È moda Pure altre cose, sai, professionale chiaramente. a Padova. E noi ogni anno facciamo capi diversi. In prima, ad esempio, abbiamo fatto le gonne, seconda i pantaloni. In terza si inizia a fare la parte sopra, quindi le camicie, le magliette, i top.
poi in quarta e quinta iniziano a fare le giacche, tutte l'ambito. Ti hai già creato qualcosa? Dai, faccela vedere. Faccela vedere, dai. Questo è bello. Vedete, questa è la. Ah, ecco, sapete perché io la. Noi siamo qua per noi, sai cosa dico Emma, no? Che noi siamo, e ogni volta se magari qualcuno se, ecco, fai vedere. No, fai vedere. Bellissimo! Con tagli anche moderni, vedete come si è fatto, no? Belle! Le tasche di questa, bello! Complimenti! E già fatti in già fate queste cose qua, grandi? Pantaloni ho fatto in seconda e questa gonna l'ho fatta l'anno scorso. A mezza ruota, una bella gonna a mezza ruota. Sì, questo qui è zampa, questo qui è il pantalone base. Complimenti, proprio. Questi qua sono su misura, questi qui è il taglio 44. Si vede che hai passione, ho visto anche dalla. E si vedono anche dalle finiture che no. Complimenti. La particolarità delle pattine. Le pattine, guardate la particolarità. Non è facile. E mi piace perché lo sto dicendo veramente con grande cuore. Sapete una cosa, io l'ho sempre detto, vedete, Emma poi fa una scuola professionale, insomma, in quanti siete in classe? In classe 25. Wow! Cioè, è solo un maschio, però il resto è normale. È normale. Vedete, come l'altra volta, vedete, noi promuoviamo le scuole, come ho detto sempre, le scuole di taglio cucito e le sartorie, perché? Perché siamo la nazione, cioè, migliore al mondo sulla creatività della moda. Cioè, possiamo, magari sulle macchine i tedeschi ti superano, no, per dirne una, no, ma sulla moda non c'è battaglia per nessuno. Ecco, gli altri sulla moda, gli altri sono in terza categoria, noi facciamo i campionati mondiali. E quindi anche perché ha un futuro, cioè tutti hanno un futuro, hanno il lavoro assicurato, cioè, io amici, adesso qui siamo sul Veneto e ci sono tantissimi laboratori, confezioni d'alta moda, ti posso assicurare che le ragazze che studiano, che fanno queste scuole, sì, hanno un futuro assicurato. Sì. Ah, poi lavorano. Anche la Tiziana, quando è venuta a presentare la sua scuola, diceva: ho difficoltà a trovare ragazze perché le aziende, specialmente le modelliste, che voi sarete il top del. Cioè, voi hanno veramente. E poi anche veramente a lavorare proprio con le grandi maison. Con le grandi maison che sono. Fatalità, ci sono tantissime che hanno le loro laboratori, le loro confezioni sul Veneto. Quindi hai un futuro radioso davanti a te, un po' dove, e poi lavorano, e poi veramente poi è una passione, è una dubbia, perché lavorano per la passione, con passione, e in ciò che credono anche, quindi sicuramente non saranno stressate. Anzi, incentivatissime, allora, eh? Diciamo, allora, i compagni di classe anche dell'EMA che ci stanno guardando, anche solo per vedere, no, la loro collega, che li aspettiamo, sì, perché abbiamo tantissimi, no, possiamo, tantissimi per farli lavorare. Quando abbiamo già clienti, no, che amici, si può dire alunni del, come si può dire, tuoi alunni della Ruzza che sono già venuti, quando si presentano, certo, ti faccio lo sconto, basta, quando mi si riempie il cuore quando sento dire che fa una scuola di moda, quindi, cioè, per uno che vende tessuti, che acquista io acquisto sulle grandi maison, cioè, quindi abbino subito il tessuto che posso acquistare con la vostra creatività. Brava. Grazie Emma, bellissimo, bellissimo, grande Emma. Alla prossima. Saluta anche il papà. Grazie. Grazie. Va bene, quello che vuoi. Quello, aspetta, te lo metto qua. Aspetta Emma, grazie. Va bene, scusate, adesso. Aspetta, ti rubo l'ultima cosa, Emma. Dei numeri qua, mi pesco un numero a caso. Tu adesso, guarda, le faccio una piccola tombola, poi dirò perché dopo adesso alla. Dall'1 a 24, stamattina 4 negozi per trovare una tombola. Cioè,
io uno, cioè una, un gioco tipico veneto. Ma ce l'avevo io a casa, ce l'ho sempre. No, ma io vado stanotte, non ho, ho dormito poco, dico, devo fare la, presentare quello, ho bisogno di un numero. Emma, prendi un numero e mettilo qua, lo, quello, e poi metti il... Il 3, oh, perfetto, grazie Emma. Grazie, altro tessuto di regalo per Emma che ha pescato il 3. Va bene, perché il 3? Quello che vuoi, Emma, quello che vuoi, Emma, e non aver paura. E, cosa, oggi cosa proporrò? Abbiamo detto che proporrò del lino, e quindi ho fatto memory soprattutto del successo che abbiamo fatto. Abbiamo avuto la fiera di abbigliamento in cui abbiamo portato circa 60 pacchi di lino da 2 kg, non uno, 60, 60 pacchi, li abbiamo fulminati. Il fornitore che c'era là, a cui acquisto, mi ha proposto proprio in settimana una qualità migliore, dello, cioè di mettere gli stock sono fatti a diversi livelli, no? Io voglio il più bello, c'è cioè, poco a fare. Una collega di settimana mi ha proposto una cosa che non aveva fino a un mese fa, e quindi mia, ho detto, sto dicendo mia, no? Sono tessuti più grandi, intanto sono le più grandi di quelle che ho prenduto finora, e quindi dirò dei numeri, dirò dei, ecco, vedete, questo è il numero uno, per dire, no? E in cui elenco di come è fatto il composto, il pacco. Tutti i pacchi superano i 2,5 kg, tutti i pacchi, ne ho 24 di pacchi, perché l'ho avuto da uno dei 4, adesso ne apriamo il pacco numero 3, quello che ha Emma, e vi faccio vedere dettagliatamente, prima ancora di cominciare a dire, l'utile che dico al pacco 1 così così, ne apro uno a caso, da 1 a 24, ve lo apro bene, vi dico cosa ci può essere dentro, e poi voi giudicate, e sta... Potete restare lì oppure no, è una fregatura, che non è una fregatura, non voglio farvi il pacco sul pacco, non voglio fare il pacco sul pacco, hai capito? Ho bisogno di un secondo. No, eccolo qua, questo guarda, sì, posso sì, dire? Sì, arriva la Sabrina che adesso... No, ma lo apro da su, Okay, sì. Lo apro, non ho bisogno, vedi? No, ho fatto, sto lì, mi... Hai capito? Quindi, adesso... il pacco numero 3, ecco, inquadra un attimo il pacco numero 3, vedete sì. Sopra sempre i 2,26 kg, tutti questi pacchi 24, cioè tutti questi 24 pacchi, e 24 pacchi li venderò, anche se peseranno 2,8 kg, 2 kg, quello che saranno, tutti a 30 euro il chilo, quindi come fossero 12 euro al chilo, va bene? Ci siamo? Va bene, qui ho, vedete, ho 1, 2, 3, 4 tessuti, ho un tessuto da 1,60 m x 2,95 m bianco, adesso vi faccio vedere meglio, poi un altro pezzo da 1 m x 2,35 m alto, tinta beige, 1,50 m x 3 m tinta cotto, e poi ho un giallo fantasia slavato, che non ho le misure, che però adesso vi faccio vedere che non è piccolo. Quindi se io vado a vedere, un'ipotesi, sono tutti alti minimo da 2,40 m, considerate che nei miei negozi i tessuti di lino alti 3 metri li vendo 35 euro al metro, quindi ho circa, solo qua vedete, su tessuti altri 2,95 m, 3 metri, ho 3 metri solo qua, su questi due tessuti qua, più un altro metro, anche questo qua intorno ai 20 euro al metro. Io propongo pacchi che dovrebbero costare di valore di mercato intorno oltre i 100 euro. Vi propongo un per l'altro a 30 euro al pacco, va bene? Ne apro uno, ecco, quindi ho detto il pacco numero 3. Andiamo a vedere come è composto il pacco. Vi faccio vedere. Voilà. Vedete che sono solo con questo qua, vale tutto il pacco. Non hanno buchi, se hanno difetti lo dico, se hanno difetti lo dico. O lo dice la Sabrina. O lo dice la Sabrina quando... Ecco, e cosa io considero? Vedete questo? Considero, se ha un pezzo difettoso ve lo regalo, quindi considero solo la misura utile io, va bene? Tutto il resto è regalato. Questo
il primo pezzo. Quindi possiamo dire, anche per facilitare la settimana, sì, sì, ve lo dico. Sono già tutti controllati? Tutti controllati, però okay. Li controlliamo ulteriormente, oppure diciamo, alt, è sfuggito i primi due controlli. Certo. Ascolta Daniela, se gli regali, se ti piace ti regalo un pezzo in quello. No, va bene. Ah, va bene? Guardalo. No, l'ho visto lui. Solo per curiosità. Ecco, questo è il par, questo invece è il secondo, è il base, un metro per 2,45. Guardate. Cioè, vedete? Eh? Solo questo pezzo costerebbe 30 euro. Tutto purulino. Guardate, cioè, no. Con l'etichetta, eccola qua. Metto 2,45 per un metro, tutto purulino. La trama è stupenda. No, sono... Poi, questa è inquadri il cotto, 1,50 m per 3 metri. Sì. Guardate. Guardate. No, vedete? No, cioè, la Emma è stata una a caso, vedete? Quindi per dire che non... Che non era programmato. Potete fare... Senti. Anche abito, cioè, sono tessuti, posso fare qualsiasi cosa, sia d'abbigliamento che da bincheria, qualsiasi cosa, questi lini. Poi ho, che non è misurato. Grazie, brava ancora Emma, complimenti, grazie. È stato un onore. Ciao. Questo invece è il pezzo, questo è il pezzo che non ho avuto il tempo di, però è dentro i 2 chili e, sì. E guardate, lo apro, giallo fantasia slavato, okay. Guardate che pezzone, solo questo costa minimo 30 euro. Eccolo qua con la fantasia, guardate, eh? Solo questo bellissimo, solo bellissimo. Cioè, questo sarebbe, cioè, ecco, non ho avuto tempo, però sicuramente è alto anche questo qua, 2,80-90 e minimo 1,5 metri. Quindi per dirvi oggi cosa. Questo vi ho fatto vedere uno dei pacchi. Adesso non sto qui a aprirli tutti, vi li presento sommariamente, però anche perché sennò stiamo qui fino a mezzanotte, stiamo qui stasera e sapete che famiglia, quindi per dire, avete capito cosa voglio oggi offrirvi, no? Quindi adesso, quindi non è un pacco nel senso di dire alla perché mi ricordo sempre che ho preso un pacco a un autogrill, di una zona d'Italia in cui ho comprato un telefonino, dentro c'era un mattone, quello era un bel pacco, quello era. Va bene, buongiorno. Allora, proposta numero uno, il pacco numero uno, ecco, dirò, vi dico il numero del pacco, i chili e vi elenco, vi dico il bianco. Vedete che... Allora, faccio diventare una carrellata in modo che a casa lo possono leggere. Ecco, no, dico già, 1,30 m x 3,10 m. Poi ho un tinta, mettilo fuori, eccolo sì, qua. Grazie. Ecco, lo metto così, eccolo qua. Questa tinta Avio che è 3 m x 1,80 m. Perfetto, si vede bene. Si vede bene. Sì. Poi ho un pezzo base di 1 m x 2 m, inquadra pure sì, il... 2,5. Ah, questo è un quadretto, guardate, cioè, questo però lo sciolgo questo perché merita, perché vanno diversi questi qua. Questo è un quadretto VC, in purulino, che sono, cioè, guardate, cioè, volete anche qualcosa, anche un centrino, qualcosa, guarda, è un'applicazione, cioè, guarda, è un VC in purulino da 1 m per 85, dentro sempre questo pacco, e poi... Ho un grigio, un pezzone sempre di purulino, un grigio scuro. Avete visto? Ecco, questo lo faccio vedere, lo metto così che poi dopo lo impiego meglio. Questo è la proposta numero uno. Lo metto qua, lo metto. Due. Ok. Ho 2,6 kg e 14 kg, sempre 30 euro di tutto il pacco. Ho un pezzo bianco di 1 m x 15 m x 3 m. Sì. Ho un pezzo giallo, guardate che bello che è questo giallo importante. Ecco, vedete, ho un pezzo che è 1 m più un altro 0,45, vuol dire che c'è un difetto dopo il metro, sì. Però io considero sempre 1 m, alto per 3 metri, questo giallo bellissimo. Poi ho sempre ho un base che...
ho un taglio sempre di un di purulino VC e poi ho una tinta un verde, sì, mio fratello, ecco, in linus lavato, un purulino lavato, ed ho un altro pezzo di grigio scuro, va bene? Sempre la proposta numero 2 per 2 kg 6 e 14, 30 euro di tutto il pacco, 30 euro di tutto il pacco, va bene? Poi la proposta numero 2, il 3 l'abbiamo visto prima, l'estratto l'ho visto prima, quindi la proposta numero 4, questo è 2 kg 7 e 12 e oltre 2 kg e mezzo, va bene? Oltre 2 kg e mezzo perché ha fatto una media di 12 euro al chilo, una follia. Ho un pezzo di bianco di 3 metri, che di un pezzo 1,45 più 0,40, poi limite la Sabrina, quando vi farò vedere che c'è, sono 1,45 perfetti, più 0,40 che non li considero. Ok, però voi hanno difetti minimi che poi usate tutto voi, quasi come fosse 2 metri. Anzi, aveva una cucitura. Una cucitura che però è più 45, però di buono avete che non è, avete 1,45. Poi avete un pezzo che è alto 3 metri per un metro e ha, eccolo qua, qual è il difetto? Vicino, io ho considerato 10 cm di difetto, sono 5, però di utile sono 2 metri, guarda il coso, sono 2 metri. Sarebbe 90-95 per un metro. Ah, vicino una macchiolina, però io ve la consiglio. Avete sempre un pezzo 2,90 puliti per un metro. Poi c'è un altro pezzo beige di un metro per 2,45. Sempre un quadrettino VC perché non ha 20 di pezzi. Messi dentro, solo questo costa un botto. E poi ho un lino, un grigetto, celestino grigetto di un lino slavato, introvabile. Introvabile, va bene? Questi qua sono quelli che avevano gli ocelli, cioè il trattamento. No, questo no. Okay. Questi no, questi qui. No, che poi costerebbe di più con quel trattamento lì. Se hanno il trattamento degli ocelli, costerebbero di più. Allora, il pacco numero 5 è 2,572 kg. Hola, mi vedi? Mi vedi dov'è il coso? Eccolo qua. Quindi ho un pezzo di 1 metro più 50 centimetri. Per 3,20, poi ho un metro per 2,80 di un purulino avio, sono tutti i purulini, ho un pezzo beige sempre di un metro 2,45, un VC sempre di un metro per 85, vedete, considero, sono 3 cm in più, per questo non ho, il pulito è 85 cm. E poi ho un grigio scuro, un pezzone di un grigio scuro e un pezzo più piccolo di un maroncino. Arriviamo. Grigio scuro e maroncino, scusami. Eccolo qua. Va bene? Vedi le tinte? Sì. Si vede? Sì, sì. Ripeto, solo un pezzo che prendete questo vale tutto il pacco. Avete 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi di lino. Piccola parentesi, spedizioni. Spedizione, wow! Qui adesso siamo un po' in dubbio, perché di solito le spedizioni le facevamo a 6,50, però qui purtroppo non ci stiamo dentro. Quasi sicuramente a noi costa, vi dico la verità, costa quanto? Dillo te, Federico. Allora, a noi costa, compreso di contrassegne e tutti i servizi accessori, noi siamo sui 13-14 euro ogni pacco che inviamo. Pagato da noi. Però noi di solito a voi chiediamo, abbiamo sempre chiesto 8 euro, 9 euro, 6,50 euro a volte anche. Sì, però per cose più piccole un po', per ecco, cose più piccole. Cosa facciamo così? 8 euro? Foto, facciamo, no. Guarda, allora io ho fatto il calcolo ieri sera, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare 8 euro, purtroppo non ci stiamo con gli 8 euro, riusciamo a fare 8,90 euro. Quindi vogliamo inserire negli 8,90 euro il contrassegno. Guardate che tutti vi fanno 8,90 euro più 3 euro di contrassegno, quindi pagate 12-13, noi ve lo regaliamo il contrassegno. Va bene? Okay. 8, era 8,90. 8,90, perfetto. Aspetta, dimmi. Naturalmente, scusami, voglio essere preciso. 8,90 euro se mi comprate un pacco. Sì. Se mi comprate due pacchi, che arriviamo a 5 kg, non fa 17,80 euro. No, vi facciamo bene, spendete 12 euro. Va bene. Cerchiamo di aumentare di 2 euro la spedizione ogni pacco che mi acquistate. Va bene? Okay?
Okay. Certo, è logico, no? Mi sembra sì, 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 no, è giusto perché sennò io ho visto, ho preso paura, cioè, anzi la mia tasca ha preso paura quando ho visto l'ultima fattura. Mi porto lì. Cioè, prezzi riscossi e prezzi pagati, cioè, perché ci siamo guardati un po' in faccia, va bene che siamo bravi, però quando ho una spesa troppo alta di sbilanciamento, così, ecco, considerate tutti, però considerate che adesso, oggi acquistate pacchi da valore di minimo 100 euro. Sì. Ah, quanto? Ah, 100 euro. Qui avete, sì, io vi do tessuti per almeno 100 euro, va bene? Certo. Se li prendete regolari, certo. Va bene? Se li prendete regolari. Certo. Altra cosa vi dico, a proposito di questo lino, giovedì vado in Toscana, perché sapete la Toscana ho la mia seconda patria, anzi, ho fatto diverse città capoluogo, ho cominciato da Firenze fino a Pisa, Pistoia, ne ho fatte. Vado a trovare, ore pranzi, sono ospite a mangiare, mi offre il pranzo un grossista, perché abbiamo, collaboriamo, sono un po' anche per amicizia. L'unico, lui ti offre a mangiare, mi dice, però alle 2:30 dobbiamo essere in negozio, perché oltre a fare il grossista, lui fa anche un piccolo spazio al pubblico. Alle 2:30, 2:25 siamo nel suo capannone, ci offre il caffè, abbiamo preso da lui, alle 2:30 una flotta di clienti, questa città toscana, a acquistare, come dice, ti spintonano, no? E poi mi dico, cosa vanno a comprare? No, e sono andati su dei cestoni e c'era il lino come il mio, ho detto, sì, dice, lo compriamo stesso, fornitore che è estero, Ramon, sì. Guardi i prezzi, si davano i spintoni e lo pagano molto più di quello che lo sto offrendo adesso io. Assolutamente. Lo comprano questi clienti molto di più di quello che sto facendo. Per dirsi che il cuore è veramente pieno di gioia per farvi riuscire a fare questi prezzi, veramente, e spero che, insomma, vedete che non vendo bidoni, cioè, oh, opa, che, anzi, che anzi sono ancora, ecco, quindi... Sicuramente non farò più la seta a 6 euro al metro, perché sennò ho visto che faccio, però anche perché è difficilissimo, la trovo una volta all'anno, insomma, per poterla fare, per poterla a questi prezzi, va bene? Sono sicuro che chi ne ha approfittato quest'anno, il prossimo anno sarà, no, in pole position. Sì, 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 no, sempre prima, a prenotare i numeri. Nascosto sotto i banchi la sera prima. Va bene, allora, questo qua? Sì. Tutto 30 euro al pacco. Tutto 30 euro al pacco. E speso, esclusa la spesa di spedizione di 8,90. Allora, il pacco numero 6 è 2,764 kg. Ho 1, 2, 3, 4, 5 pezzi. Il bianco che è 1,30 per 3 metri. Sì. 1,30 lo vendo, ripeto, in negozi miei, se lo avessi regolare, a 30-35 euro al metro. Certo. Poi ho un tinta avio, dico 1,70 m. Per 2,80, un pezzone grande, ho un base 1 metro per 2,45, ho un bel introvabile, un bellino rigato, un bel rigato, e poi ho un tinta cotto, anche questo è un pezzo enorme. Solo con un pezzo compensa tutto il pacco, va bene? La proposta numero 6, via. Poi, la proposta numero 7, eccola qua, cominciamo. 7, facciamo veloce adesso, ci siamo spiegati. 2,672 kg. Cos'è composto questo pacco? 1, 2, 3, 4, 5 pezzi, di cui ho un bianco che è 1,80 x 2,90, ho un tinta avio 1,70 x 2,85, ho un tinta base di 1 metro x 2,45, ho un grigetto che è un grigetto e due scampoli grandi di un grigetto e di un tinta bruciato, cotto, un cotto bruciato. La proposta è numero 7, poi via, ok Sabrina, poi me li metti sulla tavola così te li metti bene, oppure te li porti, metti bene dopo. Proposta numero 8, la proposta numero 8 è 2,665 kg, ho 1, 2, 3, 4 pezzi, ho un bianco che è 1,30 m x 2,90 m. Guardate che verde stupendo, questo è
l'unico appenso è 1,10 m buono, perfetto, più c'è una cucitura più 0,44 cm, ecco, tutto attaccato, quindi potete sfruttare tutto, per 2,40 d'altezza. Poi ho un base sempre bellissimo per 1 m per 2,45. Ah, c'è un pezzo in più anche qui che non c'è scritto, metti in più qua, si sono dimenticati di sera, e più righe, scusa, l'ho visto adesso, ieri sera le hanno confusate tardi, poverino. Ho delle righe, un pezzo grande e un bordeaux, bellissimo, questo tinta bordeaux, vinaccia, bordeaux, no? Va bene? Questo scarlatto, bello. Sì. Sono quei rossi romani antichi, questi qua, da romani, specialmente per chi fa rievocazioni storiche, questo è meraviglioso. Ecco, un attimo, guardate il colore esatto, questo è il colore. Guardate. Spero che anche il verde si veda che... Sì, si vede meglio, il rosso è... Va bene. Numero 8, la proposta numero 9, ho 2,604 kg, decomposto la proposta da un taglio di 1,30 m per 3 m del bianco, ho un giallo a 1 m per 2,20 m, ho questo lino, puro lino, tutti puro lino, scusate, questo rigato, diciamo, no? Questo rigato, che è di... No, ci vedo... non ho messo la misura di sera, vabbè. Sono pezzi grandi, E più, vedete, c'è un po' più pezzi enormi, più un grigetto chiaro e un grigio scuro. Vi posso prendere? Certo, sì. Guarda, perché me l'ha fatto ieri sera sull'altro negozio la... Elisa. La Elisa, guardate, vero? Mi salta fuori anche un pantalone, una camicia, una giacchina, mi salta fuori qui. Puro lino, guardate, sì, non ho problemi dentro, che non è assolutamente, sì, improbabile. Questo me lo metti dentro, questo pezzo qua messo bene qui dentro con questo foglio, per piacere, e poi mi impatti anche quel pacco lì fatto bene dopo, Grazie. È la proposta numero 10. Adesso la proposta numero 10. Aspetta, il bello della diretta. Allora, la proposta numero 10. Ho 2 kg. Ho 2 kg 7,10. Questo è 30 euro, anche se peso un po' di più, vero? 30 euro. Al pacco, no? Al chilo. Al pacco, al pacco. Oh. Tutto questo, ragazzi, tutto quanto 30 euro, anche euro. Gli altri. Tutti quanti. No, aspetta. Scusami, no, mi sembrano un po' più grossi. E le fria sono... Ecco. Allora, comunque, non c'è trucco, 2 kg, 7,10, va bene. Ho un pezzo bianco bellissimo, di qualità stupenda, un bianco ottico di 0,85 per 3 metri, ho una riga, guardate che righetta, che riga sul base di 1,40 per 2,50, solo questo vale il prezzo del pacco. Poi ho questo base da 2,45 per 1 m, ho questo verdino, un pezzo enorme, sì, di verdino. Per bene il verdino, scusami, eccolo qua, questo è il colore esatto, ok? E più un pezzo di grigio, okay. Va bene, tutto per 2,7 kg. Proposta numero 10. 10. La proposta numero 11. Ho 2,564 kg ed è composta da questo lino fiammato che è 2,85 per 2,80, scusate. Sì. Poi ho questo sempre verde stupendo che è 1,75 per 2,20. Sì. Ho poi un beige, aspetta, il beige 1 m per 2,45, sempre di questo beige qua, il quadretto VC che è sempre 1 m per 85, poi un pezzo di marroncino e un bel grigio, grigio fumo. Eccolo qua, come chiamate voi, mattone, va bene? Grazie, aspetta, lo toglio, sennò poi... ripeto, la Sabrina, poi voi quando mi non prenotate il pacco, che dite io desidero il pacco numero 10, 11, 12, la Sabrina poi, se volete, vi manda il pacco, vi manda
tutto le foto, questo guardate, vi dice tutto, vi dice, va bene? Il colore esatto. Il colore, sì, ma vi fa le foto. La misura, ci fidiamo il 1000% di te. No, insomma, dopo... Va bene, quindi al pacco 12, 2,760 kg. Questo bianco naturale che è 0,75x3,10. Ho questo bel grigetto stupendo, guarda che eleganza, questo che è 1,10x2,90. Ho il beige 2,45 per un metro, e questo è il pezzo che piace più di tutti a me. Questo è un lino slavato, questo è stupendo anche l'abbinamento. Che è è morbidissimo, è 1,75 m, solo questo vale 30 euro, solo questo qua, di più costa di più 30 euro, solo questo. E poi ho un grigio, un grigio fumo di Londra, e una righettina gessatino col bianco, sì, un gessatino col bianco, va bene? Un gessatino bianco. Ok. Questa è la proposta, scusami, ancora il numero 12, scusate, sì. Sono cose, ripeto, in fiera Vicenza le abbiamo, cose che no, queste sono più belle, mi dispiace per... Ciao, ecco, magari se qualcuno dice a Vicenza, questo purtroppo è così, le ho trovate nuove in settimana e non potevo, però a Vicenza le avete pagate meno, ecco, le avete pagate. No, posso dire una cosa? A Vicenza c'è il biglietto di entrata, c'è tutte le cose che noi... Come sempre cerchiamo di ascoltare. Va bene, dai. Proposta numero 13. Sempre questo bianco bianco bellissimo, ottico, bellissimo. Incredibile. Ma che ne so, il petto tuo, per favore. No, no, un bianco ottico, anche di una qualità eccelsa. Anche. È incredibile. 0,75x3,40. Ho una tinta avio che è 1,40x2 metri. Ho un base che è 1 m x 2,45, ho un quadretto VC sempre da 1 m x 45, ho un altro grigetto un po' più scuro, un grigetto che è medio chiaro da 1 m x 80, questi sono pezzi grandi, e concludo con questo blu slavato, lino slavato morbidissimo, che è incredibile anche per fare abbinamento. Questo veramente, avete un guanto di seta, è come avere un guanto di seta, questo qua è favoloso, questo blu qua, questo è favoloso, questo peso che costerebbe di più, esatto. Aspetta, che cos'è? Un trattamento all'aloe vera, sì, l'aloe vera, ok, quindi per rendere il lino, che già è un prodotto naturale, ancora più morbido, sì. Mi dai la tavola dopo? Vabbè, la metto qua. Ok, 14, la proposta numero 14. La proposta numero 14, ho 1, 2, 3, 4, 5, ci siamo con i tempi? 2, 4, 5. Allora, ho un bel bel, ho un bianco naturale che è 3 m x 0,65. Credo, ne ho due pezzi di bianco naturale. Guarda, Vito, di 0,64x3 metri, due pezzi belli senza difetti, stupendi. Poi ho un bel grigio che è 1,70x2,90, questo grigio chiaro. Ho il giallo favoloso, cioè, mio fratello di Siena, per me è un bel giallo, guardate che sei, guarda in quadro, no, non è Siena per me è un giallo, Massimo deve andare in Germania a mangiare un po' più di chiuse e crauti. Un giallo solo per me, guardate, ma questo anche da camice, anche da uomo, anche da camice, cioè, è stupendo. Scusatemi. Solo questo, cioè, costa un botto. Vedete, solo questo costa un botto. Cioè, e qui ci sono, e qui il giallo, che non è Siena per me, è un giallo solo. Non solo, è un bel giallo. E c'è un pezzo di 150 più attaccato, sempre un 0,40, insomma. Per 2,60, bisogna fare due camicie, non una. Certo. Due camicie. Con 30 euro avete tutto il pacco, e poi avete un bel pezzo di base, 1 m x 2,45. Oh, grazie Sabina. Se non ci fosse te, ci sarebbe. Sabrina. Grazie Sabrina, scusami ancora. Sai che ogni tanto il tuo titolare è folle. Ogni tanto. Stamattina abbiamo litigato, è vero Sabrina? In modo bonario, perché stamattina appunto
non le critiche, abbiamo avuto degli appunti. No, non le critiche. Abbiamo avuto degli appunti perché purtroppo non siamo stati. Siamo stati ripresi. Abbiamo avuto un tsunami di. E purtroppo lei. Quante braccia hai, Sabrina, tu? Falle vedere. Falle vedere. Ha due braccia, non è ancora stata in India alla Dea Kali. E non, quindi non ha avuto questo omaggio di avere queste otto braccia, no? Queste otto braccia, che vi dico scusa ancora, non l'abbiamo fatto, non perché siamo qui, c'è fenomeno di sigarette. Sì. No, certo. Vi assicuro che sono periodi che andiamo a casa distrutti, perché ecco, no, non abbiamo, ecco, è quello che ci ha appunto scombussolato, è che poi le richieste in sospeso ci hanno fatto ritardare un po' tutte le evasioni degli ordini, va bene? Ok, ripetiamo, abbiamo prodotto. Ma anzi, ma questo non per fare una critica, no, anzi, vi dico, grazie. tutto è buono, però dovete mettervi anche voi nei nostri panni gestionali, no? Che abbiamo i banchi, il banco di banchi occupati, la stand by, cioè, quindi vi chiediamo o sì o no, ecco. Ma anche perché dico una cosa, in questo mondo di fast fashion, dove alla sera, finito di mangiare, si ordina, alla mattina si ha già tutto? Noi siamo ancora. Manca di solito io collaboro il più possibile con altri commercianti, naturalmente non della mia zona ristretta, no? Però con commercianti a 100 km di distanza, così ho amicizie stupende, ho amicizie, ora ci scambiamo informazioni. Io ho bisogno del cotone, io ho bisogno di questo, io ti dico questo, tu mi dici questo. Collaborazione meravigliosa. Quindi, e sento chi fa online, i pacchi cominciano a spedirli dal giovedì venerdì loro. Sì, dopo 2-3 giorni, 3-4 giorni. Dopo 3-4 giorni. Quindi, noi ci mettiamo il cuore, stiamo mettendo. Quindi, siamo qua e vi faccio offerte strabilianti. Chi l'altro ieri in Toscana. Ci sono stato male perché hanno preso il doppio di me e si danno gli spintoni per prendere sonno. Io ho sbagliato città a vendere. Sì. Va bene, ok. Grazie. La proposta numero 15 è: ho 2,726 kg. Andiamo avanti con le misure. Ho sempre due pezzi da 64 per 3 metri. Poi ho questo sempre grigio che è delicatissimo e di un colore meraviglioso, che è 2 metri per 2,90, con questo grigio chiaro. Poi ho sempre il famoso giallo. Ecco, quando dico che c'è il pezzo, vedete? 1 metro più 0,25, vedete? Guardate, c'è una cucitura e dopo ci sono 25 centimetri di tessuto. Però è buono questo qua, potete. Eccolo qua, guarda, eccolo qua, su un pezzo, questi sono i famosi 25 centimetri più, però potete fare qualsiasi cosa, lo recuperate. In più ho questo 1 metro per 2,80 avio. Vi giro anche il pacco. Sono pezzi importanti. 2,726 kg, la proposta numero 15. Quindi, arrivo. Ci sei? Scusami, voglio inquadrare l'ultima volta, scusami. Sì. Grazie. Ciao. Ciao. Come dice William, ciao. Ciao. Allora. Ti do un po' di spinta morale, visto che siamo a 50 minuti di diretta. Dai, confetta. Hai bisogno. Allora, questi corno, William e Bjorn, stamattina che si sono svegliati. Poverini. Ecco, va bene. Ti ho fatto fare un sorriso. Scusate, ragazzi, per privacy non lo faccio vedere. E gioia. Ma il nonno aveva bisogno di ossigeno. Allora, la proposta numero 16, dai. Ho 2,530 kg. È composta sempre da due pezzi. E da 3 metri per 0,64, bellissimi. Oh, questo è un fiore. Dove è il fiore? Ho il fiore sempre, solo questo vale il prezzo del pacco. Slavato. Io qui, se voi fate una camicia, una camicia, salta fuori due anche camicie, cioè una la mettete e poi e poi ho un maxi pezzo di un lino grezzo, che questo è stupendo per chi fa le rievocazioni storiche, questo, oppure per chi dipinge, certo. Oppure anche per chi dipinge, questo è la coerenza, lo ricordo, ecco, questo è veramente
Beh, a Vicenza abbiamo portato tantissimo lino greggio, proprio perché là sul Veneto ci sono tantissime rievocazioni storiche. Uno straccio. Bellissimo. Poi il pacco numero 17 ho 2 kg 6 e 94. Ho 1, 2, 3, 4, 5 pezzi, di cui un pezzo bianco, due pezzi bianchi di 3 metri per 0,64. Oh, questo è il vero, guarda, inquadri bene, sì, vero? Questo esattamente è il colore. 2,10 per 3 metri, vero Sabino? C'era una signora che voleva un pezzo grande, vero no? Anche per fare? Sì, esatto. Dimmi. Quello è anche l'avio. È anche l'avio. No. Bellissimo. Alle, è il colore che veniva a casa. A che ora andrà la puntata? Alle 3:30. Alle 3, sono circa le 4. Beh, sono le 4. Chi è, vuole, ecco, chi è, perché abbiamo già delle, non dico delle pre, ma delle pre-richieste, vero? No? Sì, pre-richieste, perché ascoltiamo tutto quello che ci dite. Certo. Non è che siamo. Spostiamo il numero, se sì, mi dà fastidio qua. Va bene. Tutto. Poi ho un pezzo beige che è 2,45 per un metro, e se, è appunto il famoso fioretto slavato enorme, 1,75 per 2 metri, che è meraviglioso, cioè non l'ho trovato in nessun, no, in due punti d'Italia ho visto, il mio amico toscano da me, cavolo, però lui lo vende di più. Aia, va bene, ok, il pacco numero 18 e quindi è 2,54 kg. Cos'ho qua? Ho un bianco, sì, è un bel bianco naturale, insomma, è chiaro, è 65 per 3 metri. Oh, questo bel grigio, guarda che punto di grigio che è, 1,42, sì, 1,45 per 3,45. Ho questo avio, ecco, con la famosa pezzo aggiunto di 1,65 più 0,25 del pezzettino in più per 2,80. Poi ho un base 2,45 per un metro e il VC, il quadretto VC che è 0,85, il quadretto VC introvabile in purulino, che è 0,85 per un metro, il pacco numero 18. Avete visto? Cioè, dietro, cioè, ma c'è un lavoro immane a stare a misurare, scrivere, cioè, però è giusto lavorare in questo metodo, penso, no? Cioè, no. Certo, ci metto un giorno, ci ho messo venerdì, giovedì l'ho acquistata e tutto ieri, anche lavorando, stando in un'ora in più in negozio a mattina e la sera per riuscire a essere qua stamattina a vostra disposizione per essere veramente il più possibile, diciamo, ottimale per i vostri desideri. Insomma. Anche perché tantissimi clienti ci hanno chiamato, proprio aspettano questa puntata del Lino, perché ho fatto questa parola anteprima. È Lino, è Lino, è Lino. Ecco qua, non mi chiamo Francesco, non mi chiamo Lino. Presento Lino. Puntata di pacco 19, 2,720 kg. Cosa offro sul pacco 19? Ho un pezzo sempre bianco, 64 per 3 metri. Ho poi un altro pezzo bianco naturale, morbidissimo, da 0,90 per 3,90. Faccio vedere, visto che abbiamo un bianco ottico e un bianco naturale, vedete la differenza tra bianco ottico e bianco naturale. Okay. Vedete? Ho un pezzo di 1,35 per 2,80 di un avio, è sempre un verde stupendo. Ah, metti anche più fiore, cavolo. Più fiore. Ah, ma più fiore. Fiore slavato. C'era la stanchezza, più lavato, non lo tolgo, più fiore lavato, era questo, ma guardate che, si vede? Sì. A parte il sonno che ha, mia figlia, che non dorme, perché... No, ho visto William, letto, ma è venuto il sonno. Vabbè. Ecco, nella foto di Francesco, William e Bjorn erano abbracciati a letto. Ho gli ultimi 4 pacchi, forza dai, resistete. No. Il pacco numero 20, alte. A casa ne ho ancora, sì. di lino ne ho ancora di adesso. Anche perché diciamo quello, la verità, quello che ci facciamo conoscere con queste dirette, sì. Ma però, se venite in negozio, bravo, poi vediamo. Però chi non può venire in negozio, no? Come sì. Ho sentito una signora che sono da Lecco, sì, sì. Noi che ci scopre la prima volta, poi vede che con noi scriverci su WhatsApp è facile, sì, no, e quindi poi noi vi facciamo vedere, no, quello che abbiamo.
La nostra Sabrina ha detto anche a Dea Calì, 8 bracci, viva Giorgio. Va bene, la puntata numero 20, pacco numero 20, pacco numero 20 è 2,742 kg, ho un pezzo di bianco naturale di 64x3 metri, questa riga stupenda anche da abbigliamento, stupenda, di 1,45x2,70, per me è stato fuori due, minimo due, un completo che è stato fuori, due camicie, un pantalone, una camicia. Poi ho il base 2,45x1 metro, un quadretto VC 85x1 metro, poi un pezzo di lino, sembra quasi slavato da quanto morbido è. Senti l'abbinamento? Sì, sì, sì. È morbidissimo, camicia. Sono quelle camicie che magari chi è allergico, non allergico, sì, perché sì, non se le chiamare il lino. Come me? Io, a me personalmente mi come si dice? Sensibile, no? Sensibile. Con questa qua invece, certo. Questa qua veramente andrei anche a letto, questa qua, a mo' di pigiama. E poi ho un dopo bianco, sempre una misurona. Ecco. Bella, vedete? Scusami, solo per precisare. Tu questo l'avevi chiamato bianco naturale prima, sì. All'inizio. Ok, non è l'ottico, è diverso dall'ottico. No, è bianco, scusa, ecco qui. Ecco, questo, che è un altro palco, sì. C'è l'ottico. Sì, ma c'è... No, no, eccolo, pezzo. No, sì, ma adesso... Perché tutto lavoro in meno poi con la Sabrina. Ma no, me la fa vedere poi, lei è brava, lei... Cioè, no. Ha il dittino facile. No. Quel telefono, lei. Poi, cosa sono arrivato? Allora, 21. Bellissimo. Allora, bellissimo. 2,866 kg. Fallimento. Fallimento. No! Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi è andata. Allora. Più l'ultimo, è doppio? Sì, sì. Ah, questo è particolare. Aspettate che arrivo a questo... questo è particolare, questo qua. E la proposta numero 21, mia moglie sta sbaraccando il negozio, tra poco. se anche sei in pensione, non andiamo in pensione noi, va bene? Allora, ho un pezzo di... È vero, siamo in pensione tutti e due, siamo due vecchietti, veramente in pensione. 3 metri per 64 un primo pezzo, poi ho un grigetto chiaro, si vede qua, sì. Che è sempre uno, sì, sì, si vede. Ha un pezzo attaccato, è 1,60 m più un altro 0,25 x 2,90 di altezza, sì. Per 2,90 altezza, ho un pezzo beige di 1 m x 2,45 m, sì. Ho il famoso sempre che è bellissimo fiore, sì, e sì. Poi ho questo qua. Wow. Cos'è questo? Sono due pezzi di tubico. Cos'è? Questo è un lino tubico. Intanto, bravo, adesso te lo dico. Intanto ogni pezzo è minimo 1,50 x 1,05 m. Minimo vuol dire che il pezzo in più non l'ho conteggiato. Guardate, lo apro. Cos'è il tubico? Il tubico lo usano le setterie più famose, cioè più antiche di Como, ecco, diciamo, con Marche, queste sono due garze di lino accoppiate. Cosa? Questo ha come una intercamera dentro. Ascolta, però posso dirti una cosa? Io No, guarda. I dettagli finché vuoi, ma dobbiamo andare a farci la manicure. Guarda, sì, questo è vero. Vedete? Se io insisto a aprirlo, hanno una lavorazione incredibile, particolare, che costa un botto questa lavorazione, sì. Costa un botto, ed è morbidissimo, questo veramente fa come da camera da sapete quelle termiche? Sì, no? Tessuti doppiati termici. Questo, e costa un botto, guardate, solo questo, io penso che costerà... Un pezzo, ecco, no, ho considerato i pezzi, vedete, questi non sono considerati questi pezzi in più, io ho considerato i pezzi buoni. Ma è, una nuvola, ne ho due pezzi qui, eccolo qua. Che è una nuvola, okay. È una nuvola. Eccolo qua, questo vi arriva a casa voi, ragazzi. Va bene, andate.
Oggi, no, Sabrina, mettimi questo qua dentro così dai, ho visto che siamo in ritardissimo. Ah, sì, dai, siamo. No, va bene, poi. Perché abbiamo avuto qualche problema all'inizio della diretta. Bo qualche, si chiama, se eravamo a pioggia, si dicevano baruffe ciosote, chiogiote, ciosote. Invece qua estensi. Aspetta, adesso. A testine. Che una dai. Infatti, Ah. le baruffe a testine sono Poi, la proposta 22, che sono 2,5 kg e 34. Cosa ho in questa proposta? Ho un pezzo di bianco naturale, che, aspetta, non lo vedo, scusa, scusa. 1,50 m per 3 m, che solo questo vale €30 dal pacco. Ho il VC da 1 m per 85. Ho un verde stupendo, che sono due pezzi da 0,85 più 1,85 per 3 metri. E poi ho un pezzo bellissimo, sempre di purulino, beige, 2 metri per 2,15. 2 kg, 5,35, la proposta numero 22. Però, ma non è per i chili, qui c'è qualità, cioè no, 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 no. Oh, Sono dei questo, piccoli, non sono qui, schiavi. ecco, qui troviamo un bianco ottico, proprio quando si dice il massimo che oggi sto offrendo del bianco ottico. Ce l'ho, quindi ho la proposta numero 20, 23. Questo è morbidissimo, anche da fare camicie. Quindi ho una macchia per questa qua, è 150 per 3 metri, poi la Sabina ve lo dice, però ripeto, solo questo vale, Sì. questo è un tessuto da 40-50 euro al metro, con questa morbidezza qui, Sì, in questa testa qui. cioè, scusatemi, Poi ho un avio che è 150 più 39 di un'aggiunta per 2,60, ho questo giallo che è 150 più un pezzo attaccato di 50 cm per 2,20, il giallo, ho il beige che è 1 m per 2,45 e un quadretto VC che è 0,35 per 1 m. Si vede? Questo è favoloso, questo è di una qualità. L'ultimo pacco e poi ho altre proposte. La proposta numero 24 dei pacchi è 2,6 kg, scusate, è composta 1, 2, 3, 4 pezzi, di cui ho un bianco naturale che è 1,30 x 3 metri, ho un beige che è un pezzo di 1,10 più un altro pezzo attaccato di 0,50 x 3 metri, ho un lino slavato bianco di 1,55 x 2 metri, slavato alla, Sai quella che vuol dire. camicia che viene fuori Ecco, con. un lino slavato e un giallo, un pezzo di 1,45 più 0,35 per 2,60 di questo giallo. Guarda, Buono! È la prima. Vediamo se questa forma diventa cottura. Poi no. Oh, ok, adesso la Sabina mi diceva, tu da stamattina, ma ci hanno chiamato il tot signore, giustamente ringrazio. Io non so il nome, per lei le sa tutte, perché io non ti sono Sai mai. che A guarda qui la Sabrina parte. con la mano davanti alla bocca, guarda qui, cosa sta dicendo di me? Cosa sta dicendo? E quindi Brava Sabrina! adesso proporrò 1, 2, adesso proporrò circa 8, 9, 10 pezzi di pezzi lunghi. Va bene? Poi la Sabina, ecco, pezzi lunghi per me vuol dire da 1,50, li ho acquistati da 1,50 in su, fino a 3 metri di. Io vi do la lunghezza utile, poi no, se sono in più, sono in più. Allora, ho un pezzo bianco naturale, la proposta numero 25, si vede? Guarda Federico, la proposta numero 1, 1,70 x 3,10, di tutto il pezzo €22. Ok, poi ho la proposta numero 26. Il pezzo sarebbe 1,90, io lo considero per 1,95 per 2,90, questo sempre bianco naturale, tutto il pezzo 24,50 euro. Ho la proposta numero 27, che sono 2,10 di misura, però buoni, ne faccio 1,55 per 2,90 d'altezza, questo bianco naturale, a 20 euro il pezzo, 20 euro di tutta, io 20 euro di di tutto il tutta. pezzo. Poi ho questo pezzo, la proposta numero 28, che sarebbero 4,50 m, però io me ne considero 3,15 m, quindi recupero. Avete 1,20 m
Mario, non so se sia ecco, alto per alto 2,80, questo sembra bianco naturale, 40 euro di tutto, 33 metri buoni, ah, cioè qui sarà 90, minimo 90-100 euro sarebbe questi qua, 40 euro, la proposta numero 29. Guarda, lo faccio qua. E vedo già cosa l'ipotesi, vedete, sarebbero 2,10, però vedete che c'è una manca un filo in ordito, insomma, sì, o in traccio, sì, vedete, sì, girato. Però lo considero appunto, levo questo qua, però. Si fa vedere che togli, perché sì, è vero, sì, qua c'è il taglio, non è a metà. Sì, sì. No, alla fine. Quindi utile avete 2 metri per 2,90, 26 euro di tutto. Poi viene fuori anche la tenda, posso dirlo? Sì, quello che volete è stato fuori. Poi ho la proposta numero 30, è buono, è 1,60 per 3 metri, 20,80 euro di tutto, la proposta numero 30, sì, bianco naturale. Sì. Bianco non ottico, naturale. Sì, naturale, il taglio 31 è 180 per 2,80, 23 euro di tutto il taglio. Sì. Di tutto il taglio. Ho la proposta numero 32. 2,45 per 1,80, 20 euro di tutto, e l'ultimo taglio, ne ho a casa ancora, però intanto per fare, certo, accontentare le vostre richieste, la proposta numero 33 è 1,90 di larghezza, però è buono, buono, però avete sempre il pezzo in più di 1,64 per 2,90, 21 euro di tutto. Ok, e questo è un'altra tipologia di chi vuole pezzi più grandi. Adesso ieri sera mezzo litigato con mio fratello perché bubum papà per fare questa proposta, questi io litigo con tutti ultimamente, e sì, siamo in quaresima, dobbiamo essere buono, c'è amore senza odio, e quindi bisogna sempre litigare un po'. Allora, cosa facciamo oggi? Le avevo ancora in camion, le avevo perché devo ancora avevo i tessuti. Sono i tessuti che ho presentato in fiera a Vicenza. Oh, quindi perché non è passato in fiera? Perché non è passato in fiera? Solo per questa settimana. Sì. Solo per questa settimana. Sì. Mi faccio un prezzo, sono tessuti da minimo parto da 15 euro al metro. Parto minimo in su. Però per questa settimana, solo per questa settimana, chi li vuole, prendete le metrature che volete, 10 euro al metro. Di tutte le proposte che adesso vi faccio, dalla 35 alla 50, poi ho un'altra alla 50, va bene? Cominciamo? Vai, con 10 euro al metro, vi do le metodo che avete, guardate, puro lino, con che cosa? Articolo 35. L'articolo 35, con questo ricamo. Con plumette, con ricamo. No, ricamo, ricamato, vedete, questi ricami multicolor, è particolare. Bellissimo. Mio fratello dice, sei dicono da noi, non pazzo, sei scemo, dicono, sì, ecco, ecco, sì, però ho detto, ma dai, li abbiamo aperti in fiera, contentiamo tutti il più possibile. Poi ho questa, la proposta numero 36, questo introvabile disegno in puro lino leggero, specialmente d'estate, questo è bellissimo, con questo disegno. Certo, Sanderson. Sì, Sanderson, ecco. Floreale Sanderson, la proposta numero 36, questo è veramente una bellissimo anche da vestitino. Poi, questo lino che può anche andare stupendo anche da tovaglie, ve lo dico subito, la proposta numero 37, guardate che consistenza ha, bellissima. No, bellissima. Bello, questo è croccante. Bellissimo, no, questo anche da tovaglie, altari da chiesa, anche altari. La proposta 38, questo è particolare. Questo è una gabardina di lino, incredibile. Tipo la gabardina, la versione gabardina tipo jeans di lino. Sì, 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 sì. È in lino, però io vorrei che questa l'abbiamo presa su un atelier di grande moda. Wow, che riflessi che ha. Questa l'abbiamo presa su una è in puro lino, ha una lavorazione che è introvabile, perché si acquista questi tessuti perché li trovo sulle confezioni di alta moda, è introvabile in puro lino. Io penso che un tessuto così costa 70-80 euro al metro, costa di fabbrica, cioè, questa è una cosa folle, cioè, anche perché poi si spezza, cioè, questa veramente è un'opera d'arte. Questa è una proposta 38. La 39, guardate, che anche
chi anche fa vestiti o cose medievali, questo lino, questo canapone, ma questo è un tessuto da 40-50 euro al metro, eh? 39, 30, la proposta 39. Io dico sempre, io ve lo propongo a prevenda di cera, ma io spero che mi rimangano, perché non le trovo più quello che così. Un bel, la proposta numero 40, guardate che disegno, questo da vestiti o da camicie è stupenda. Questo fondo grigetto con questo disegno, bellissimo, vero no? Elegantissimo anche per le vostre serate d'estate in spiaggia. Bello. La proposta numero 43, questo è un sangallo di lino. È un sangallo di lino, guardate cosa vi offro per 10 euro. Un tessuto ricamato. Si vede? Scusa, è più bello dentro. Sì. Scusami, perdonami, giriamo. Sì, perché Mario è stato rovesso. Guardate, si vede? Bellissimo. Un sangallo di lino. Cioè, no, il cotone vi offro del lino. Cioè, ripeto, lo vendo ma lo piango. Poi, la proposta 42, ecco, ritorniamo al discorso di prima. Questo è da camicia, da vestito stupendo. Questo è anche da uomo, quindi è una cosa favolo, è una morbidezza. Ecco, questi sono i lini che porto anch'io. Sono gli unici lini che riesco a portare perché ho la pelle delicata. Va bene. Quindi, la proposta numero 42. Sono veloce perché poi altro lino che è morbidissimo, questo besetto, come si può dire, definire? Eh? Sì. Come si può definire? Allora, sì, un... Avevo il nome, non mi viene in mente. Anche a me, però è la proposta numero 41, sì. è eccellenza italiana, vi sto proponendo... tessuti, anche questo li ritiriamo sempre sulla grande maison, queste sono cose. Perché voglio farlo bene su, mi stanno soffiando il naso. Grazie, ragazzi, vi arriva a casa questo colore qua. Ma è la qualità che qua, no. Qua non ce n'è per nessuno. Altro lino ricamato, la proposta numero 44. Cosa può dire? Tinta cotto, tinta mattone, sì, tinta allora, cotto. Allora, c'è chi lo chiama rosso caramello, rosso, c'è chi lo chiama rosso veneziano. Va bene. Un po' più su te, perché sempre, ecco, questo è esattamente il colore, ragazzi, del tessuto. Va bene. Non è né più aranciato, né più rosso. Questo è stupendo anche questo, solo ricamo questa un botto qua. Oh, questi sono tessuti sempre da... Guardate che questa è la 45, particolare, sempre da vestito, da camice. Guardate che disegno particolare, etnico. Va bene. Oh, sembra quasi, scusami. Allora, è lino morbidissimo. No, da vestiti. Sembra quasi una stampa su Utah, è bellissimo. No, questa ragazzi. È stampa... Con gli alcapà. Sì. Con gli alcapà, tibetani. Alpaca o... Alpaca. Ma dai, Federico. Questo è un lino da... stupendo, anche da tovaglie. Vero? Bellissimo, questa ha una struttura veramente importante. Dal numero 46. Grazie, se voi fate, sapete, adesso sono moderne. Quando adesso faccio dei nomi, adesso ritorna. Adesso Dolce e Gabbana hanno fatto quella linea, no? Tipo positano, tipo anche siciliano, no? Con questi Stefano bei... e Domenico. Stefano e Domenico. Ma no, ma è giusto dare onore, è l'arte italiana, cioè, certo. L'ho detto prima. Cioè, la ragazza che Emma ha un futuro sulla moda. È giusto dire che poi io auguro che lei diventi ogni bene, no, per questa ragazza. Perché anche i più grandi stilisti, se voi mettete tutti i nomi, Armani, Versace, hanno iniziato da ragazza, anche subito a 50 anni. Avranno fatto la loro gavetta, no? Hanno avuto la loro scuola, no? Sulla tirei così. È giusto, no? Per portare, e poi fanno la moda, creano la moda, creano stili di vita, cioè stili di gusti, no? Ecco, e dico una cosa per le ragazze che ci seguono, tutti gli artisti, vi ricordo che hanno iniziato a cucire e poi tutti quanti hanno sfruttato un'occasione. Sì, okay. E le hanno preso il tram al volo. Per prendere il tram serve il biglietto. No. Questo significa che per saper cucire e diventare bravi bisogna fare pratica. Va bene, poi... questo è fatto su male, non guardate che è stata tagliata da
questo è un bisso di lino, questo dà anche qualsiasi cosa, anche a camicette, se anche con la sua bellissima trasparenza, oppure così si è esaltato con la fantasia. Va bene, bissolino. Oh, questo è bellissimo, mamma. Io sono innamorato di questa. Questa è una lavorazione particolare. Sì, ma ha un, questo è il colore esatto. Questa è la tinta 48. Questo è un verde famoso che è molto. Questa tinta va tantissimo. A proposito di stilisti, in questo momento questo punto di verde, questo punto di verde, questo è bellissimo, ha un peso, qualsiasi cosa, ha un peso importante, sostenuto, da tovaglie, anche abbigliamenti, anche corposi. Non è neanche trasparente. No, questo ha una tramatura veramente incredibile, va bene. E poi, questo sempre lino... Io lo chiamo sempre una tela leggera di lino. Sì, una tela bella. È la proposta numero 49. Sì. Questo beige, si vede questo. Guardate, anche, vedete anche per vestitine, per camicie, è estivissimo. Certo. Estivissimo, questa qua, state veramente. Ah, che fresco che sto! E concludiamo con questo tessuto particolare che ho preso. Questo è un puro lino. Non ho capito come ha fatto, ha delle balze, l'ho preso su una confezione, e Mari facevano, sì, facevano una doppia balza, un tipo a balza, cosa facevano qua, o giacche o abbassamento di un pantalone. Io l'ho preso, mi sono innamorato. Comunque un purino, è anche ed altissimo, penso 1,80, penso anche che sia altissimo, questo qua. Sì, è anche 1,80. Ho quasi finito? No. Mamma mia, che siamo limiti. No, siamo ai limiti. Cosa ho fatto ieri? Allora, quando dicevo... No, ieri. Giovedì. Quando vado in giro, acquisto... Cioè, vedo, propongo... Propongo tessuti anche, non solo per i miei negozi, no? Ma anche per amici, per grossisti. Questo l'ho preso. Sì, sì, intanto non mica ho la bolla, la fattura, io l'ho acquistato, non ho rubato niente. Guardate, sto acquistando, adesso vediamo, adesso l'ho preso, adesso, perché c'è una collezione con disegni similari, questo qua, questo lino, questo lino infatti adesso dobbiamo decidere entro lunedì se acquistare tutta la collezione, ci sono diversi disegni, no, di questo lino qui. Guardate anche cos'è questo lino. Che è rarissimo trovarlo. L'elastan. Ha un po' di elastan. Bellissimo, di comfort, bellissimo. Vedete? E forse sto acquistando una partita con diverse fantasie. Colori sempre più o meno sono questi temi che c'è, hanno un nome. Adesso non posso dire tutte le maison, sennò, però chi le sa arte, so, ecco, chi ama la moda. Sa già di cosa si parla, non è di un stilista, ma questo è disegno, sono quei disegni, non dico copiativi, esclusivi, ecco, va bene. E voi dite, e questa cosa lo faccio solo per questa settimana, quindi solo fino a domenica prossima. Oggi questo, 16, 17 fa 23, 24, fino a 24, questo solo per questa settimana. Lo mantengo a questo prezzo di 10 euro, ma qui ci sono tessuti da che mi andranno dai 16 euro. Quest'anno cos'è? Perché sicuramente acquisterò questa collezione che poi la presenterò dopo Pasqua. Però queste sono le anteprime per vedere, perché noi lo portiamo a casa, lo laviamo, facciamo i nostri esperimenti prima quando prendiamo cose importanti, cioè lotti importanti, per vedere anche la tenuta quanto. Quest'anno. Intanto in Italia non ci sono coltivazioni né di lino né di cotone, il filato lo importiamo dall'estero, dei paesi del est asiatici. E posso dire una cosa? No. E neanche di canapa, sì. che è la mia fibra assoluta. No. E, cosa succede? Sapete la guerra sugli utili, quelli che ci sono sul Mar Rosso, che hanno fatto... No, sul Golfo,
l'imboccatura per andare al Mar Rosso, che poi sfocia sui canali di Suez, e che poi le navi commerciali venivano sul Mediterraneo. Sapete che adesso c'è questa guerra che danno, la, danno alle navi europee, diciamo, questa, questa etnia che mi scappa il nome, arabo, no, no, e devono fare il giro della, dell'Africa. Quindi cosa costa? I costi di trasporto sono quintuplicati. Quando container, un trasporto magari costava 2.000 euro, supposto, solo il container costa 10-12 mila euro, quindi costi maggiori, tempi di consegna maggiori. Quindi quest'anno in Italia, io sto vedendo, nessuno me lo sta proponendo il lino dei, dei cosi, è introvabile. Noi lo stiamo regalando. No, è introvabile, oppure se, quest'anno costerà un botto. Io questo prezzo l'ho, l'ho acquistato proprio Polo, anche a un, lo, a un prezzo di favore, perché lo sto comprando con mio amico grossista. Lui ne compra migliaia di metri, io magari ne comprerò 200-300 metri, quindi al prezzo di, che non come ne comprassi 5.000 metri, ho un prezzo più basso, profilo a voi a un prezzo stupendo. Ecco, questa è la nostra, noi siamo famosi per questo. Ultima cosa, ok Fede? Sì, scusa, sì, abbiamo avuto un piccolo di corrente, scusate, ho succeduto, un sbalzo di corrente. Dopo un'ora e 40 di diretta succede, dai. Andiamo, bravo, verso, andiamo, verso la conclu- bravo, andiamo verso la conclusione. In Toscana ho preso mano, ho visto questo, questo tessuto, non è in lino, è in puro cotone, però aveva le sembianze di è vero, no? Che sembra... Sì. Sì, questo disegno etnico, diciamo, stupendo, mi è venuto subito in mente, l'ho associato al lino, l'ho associato, no? E di una delle, proviene da una delle più famose industrie tessili spagnole, stampa digitale. Stampa digitale. E volevo far vedere una cosa. E anche, volevo far vedere, vedete cos'è? Questo è stampato, eh? Sì, sì, stampato. È proprio voluto. Specialmente per chi ha un arredamento, i giovani, etnico e... Etnico e moderno. Etnico e moderno è stupendo questo qua, un copridivano, un copriletto. E me la, era tessuto che io dovrei vendere a 28 euro al metro, di questa marca, di questo tessuto, di questa qualità di stampa, di tutto di più. Guardate che poi, non so se si inquadri quello che dicevo prima, col filo stampa, così, ecco, col filo... La stampa si ripete ogni 64 sì, centimetri. Sì, di più anche. Va bene, però è uno di più, però è stupendo. È stupendo, no, no, ogni 80 centimetri. E me l'hanno dato, me l'hanno detto, no, guarda che forse ha in 2,80 m. Ah. Forse forse messa depositata in magazzino, insomma, e forse ha preso, non so, verso il sole, perché quando le metti sulla finestra, però io l'ho visto e non si vede niente, non si vede, una volta aperto tu intenderesti, sì, la cucina, una volta lavato non si vede niente, certo. Però cosa faccio io? Non si vede, perché vedi, sembra fatto apposta, anche sembra che fatto apposta, ma c'è la piega, allora, me... morale della favola, sì. 28 euro al metro, no, guardatemi, 10 euro per questa settimana, ma alto 2,80 m, alto 2,80 m, stupendo questo, sembra lino, non è lino, però è cotone, però con stampa digitale, con questo disegno favoloso. Cosa, la settimana prossima mi hanno chiesto, ho finito tutti i dossier, tutte le pure sette la settimana scorsa, ne ho trovate un altro pochino che le proporrò casomai la settimana prossima. Vedete queste tinte stupende da fare gonne, elegantissime. Ho trovato anche un taglio proprio di pura seta. Sapete cosa va bene fare questa pura seta qui? Dovrebbe andare bene. A fare, sapete cosa? Le federe da lenzuola, che sono introvabili. Tutta la settimana mi chiedono federe da lenzuola. Wow! Ringrazio la giovane stilista, la futura promessa della moda, Emma. Grande. Mi viene ancora così a vedere i giovani pieni di gioia, di entusiasmo, no? Appassionati su quello che studiano, cioè credono in quello che fanno, no? E io ho avuto modo anche di incontrarla prima, 5 minuti prima,
Ragazzi, i suoi occhi brillano. È entrata nel mio negozio e non sapeva più. Era talmente. Sembrava a Luna Park, veramente. È bello questo, è bello l'altro. Insomma, sono felice anche veramente anche per le nuove generazioni di riuscire ad avere tessuti anche per le nuove generazioni, non solo Per i VIP. veramente in pensione come me, no? Diciamo, quindi vuol dire che crediamo nel nostro lavoro, litighiamo ogni tanto Certo, per il perché nostro siamo una lavoro, famiglia. ma specialmente il camera mi fa un mazzo tanto, come dire, se non si poteva dire, basta, cioè mi massacra, tutta la settimana che mi massacra con questa storia là di non riuscire a contentare tutti, ripeto, siamo umani, qui i nostri pregi e difetti, quindi no, sto frequentando la chiesa, la frequento assolutamente, ho visto dei miracoli, posso dire, sono testimone di miracoli, però io non sono ancora capace di fare i miracoli, lo dico, cioè, quindi lo dico, cioè, e neanche sto studiando per fare i miracoli, però no, i miracoli fa solo due persone, Gesù e Maria. Noi Va vediamo bene? che chi ha ricevuto tutti i tessuti è rimasto estremamente contento. Sì, Noi vi invitiamo sempre. Allora, iscrivetevi, no, mettete mi ma piace. soprattutto messaggiateci, Messaggiate. perché ecco, non vorrei che ancora, ripeto, se ci chiamate da oggi, adesso fra poco chiudiamo i negozi, insomma, Certo. perché sono quasi lì una, sono quasi, Voi lo state vedendo sulle e voi guardate lo state sociali. vedendo in differita per motivi tecnici, perché non possiamo trasmettere, perché sennò prima o dopo rientreremo ancora su Canale Italia, Sì. sui circuiti televisivi nazionali, no? Allora là siamo veramente in diretta, però con costi Molto più elevati. non posso fare questi prezzi, capiamoci il discorso, no? Va bene, Beh, bravo. vi voglio bene, che il Signore vi benedica, ovviamente vi auguro una santa domenica, domani penso che sia l'ultimo, no, è prima delle Palme, no, siamo in San Quaresima, è la quarta penso domani, settimana di Quaresima, perché oggi ho viaggiato in mare questa settimana, quindi sono fuso, vedo oggi pomeriggio di andare finalmente dopo pranzato, un'oretta sul divano, io Fermi, visto che l'altra volta ha portato bene. L'altra volta ha portato benissimo. alla Ma nazionale guardatevi la nazionale di italiana, rugby alle 3 o 4. Cioè, finita la puntata, switchate subito è canale. vero, Guardate come sono infatti usciti i adesso mi fratelli. butto un attimo sul divano oggi, guarda, Mamma mia, dormo e vivi. con occhio dormo e con l'altro guardo la partita, va bene? Dai, casa c'è il Galles, dai. Vi voglio bene e vi dico scusa, scusa, scusa per tutte le nostre mancanze, insomma, ecco, quindi adesso le quarantena è tempo anche di confessione, anche di dire, oh, peccato, 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 no, perché si dice, no, a me una volta l'altro si deve confessare, no, io mi sono confessato davanti a voi, mi ho avuto difficoltà, però siamo qua, dai, e sempre in modo buono, sempre in modo, spero, Sereno. e a vostro servizio, che il Signore vi benedica, L'ultima ciao. cosa, il 19 c'è la festa del papà. E Sì. allora, posso farlo per la prima volta? Così ci facciamo gli auguri a vicenda. Buona festa del papà, famiglia a me. Famiglia a me, dai, non piangere. Forza. Ragazze, ciao, vi lasciamo con questo compianto di Francesco. Ciao ragazze, un salutone Francesco, ciao. Ciao.